Buonasera, spero che siate entrati tutti, perché sono lunghe le procedure, ma noi dobbiamo cominciare comunque perché abbiamo dei collegamenti e quindi abbiamo dei tempi da rispettare. Intanto grazie di essere venuti, nonostante tutti questi problemi in questo periodo che ci affannano, che ci fanno perdere veramente a volte anche la voglia di fare le cose, però ci siamo riusciti, siamo qui stasera, ci siete voi, ci sono le premiate, quindi sarà una festa bellissima lo stesso. Allora, io comincio subito con ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato e in primis questo bellissimo teatro, cioè il Teatro Nazionale di Genova, a cui vorrei dedicare all'inizio subito un applauso. Grazie a questo teatro, grazie a chi ci sostiene con i patrocini, che ci sostiene con il patrocinio della Rai Liguria, il patrocinio della Camera dei Deputati, il patrocinio del Ministero delle Pari Opportunità. Ebbene, questo saluto voglio dedicarlo immediatamente alla ministra Elena Bonetti, che non può essere qui stasera, ma che ha mandato un saluto per voi e per noi per iniziare questo festival, la 16ª edizione, nel migliore dei modi. Sono molto onorata di potervi portare il mio saluto per questa bellissima e straordinaria occasione. Premiare l'eccellenza femminile significa avere il coraggio di riconoscere che c'è una bellezza di umanità, che è quella interpretata dal genio, dalla esperienza, dall'umanità declinata al femminile, e che oggi sempre più siamo chiamati non solo a riconoscere, ma a far emergere e promuovere. È un impegno per tutto il paese, non solo per le donne. Partiamo dalle storie di vita delle donne che oggi verranno premiate, storie che hanno saputo raccontare un'umanità che si sa fare generativa nell'ambito sociale, economico, scientifico, culturale. Un'umanità che però ha un volto di un'esperienza, che è quella delle donne. Ecco, io credo che partendo dalla vita, dalla concretezza di queste donne straordinarie, a cui va il mio applauso, possiamo anche testimoniare alle nuove generazioni che è possibile, come donne, essere protagoniste della storia che già oggi abitiamo da protagoniste. Ecco. Ha spiegato tutto. A inizio oggi la 16ª edizione del Festival dell'Eccellenza Femminile. Abbiamo accorpato tutto, i 5 premi pazzi all'eccellenza femminile che hanno ormai una vita decennale, sono 5 perché abbiamo il premio alla nuova drammaturgia, abbiamo il premio all'eccellenza femminile nazionale, il premio Lady Track, Raimondo Sirotti, imprese eccellenti al femminile, il premio Ipazia, internazionale, all'eccellenza femminile internazionale, e poi un premio nuovo che nasce quest'anno, la prima edizione, che si chiama Premio Ipazia alle Performing Arts. Perché tutti questi premi? L'ha detto la ministra. Perché c'è bisogno di sottolineare che le donne hanno una funzione da protagonista in questo paese, in questo mondo, che devono entrare nella storia. Non ce la faremo entrare noi con questo premio, ma sicuramente lo porteremo ancora un po' all'attenzione di tutti, e che premiare le donne dovrebbe essere la prassi costante, e soprattutto in questa fase, nella fase di ricostruzione di questo paese, nel rinascimento di questo paese e di questo mondo. Siamo in una fase di pandemia, eccomi, voi siete tutti mascherati, siamo qui in questa situazione. Le donne hanno molto da dire nella ricostruzione. Infatti la ministra Bonetti ha costruito una task force al femminile, a cui prendono parte molte donne, tra cui anche alcune delle premiate di questa sera, per far ricordare a tutti coloro che devono partecipare a questa ricostruzione che le donne ci devono essere, e devono essere delle protagoniste da ora in poi.
Detto questo, vi annuncio semplicemente che domani pomeriggio avremo un appuntamento, vi parlo brevemente del programma, avremo un appuntamento alle ore 17 a Palazzo Ducale con Zera Dogan, che vedete qui nell'immagine, ecco, ma poi la applaudiremo tantissimo, insieme a Ezel Alku, che è un'altra donna curda. Zera Dogan è un'artista, giornalista curda, turca, che sarà premiata oggi e sarà domani alla disposizione di chi vorrà ascoltarla e parlare con lei. L'incontro di domani però purtroppo è già pieno, quindi non è più possibile prenotarsi, però ci tengo a dirvelo. Poi ci sarà anche la giornalista, scrittrice Antonella De Biase, che ha scritto il libro Curdi, e domani cominceremo forse a capire meglio, ci spiegheranno meglio che cos'è tutta questa intricata, terribile faccenda delle donne del Kurdistan. Poi avremo il 18 lo smart working, che è uno dei temi che la task force della Bonetti ha cercato di affrontare, che è quello del ritorno delle donne in casa. Praticamente non si lavora più soltanto per la famiglia, ma si lavora su più fronti all'interno della casa. È un bene per le donne questo? Lo vedremo, ne parleremo con Cinzia Pennati, con Giovanna Badalassi, Sonia Sandei della Confindustria, insomma... avremo modo di approfondire questo tema. E poi da lunedì al Museo dell'Attore avremo 4 serate, il 19, 20, 22 e 23 di ottobre, serate cioè tardi pomeriggio alle ore 17, e con 4 bravissime attrici che affrontano 4 novità teatrali a leggio, come si usa in questi tempi di Covid, e tutto verrà poi proiettato anche, siccome sono pochissimi i posti, quindi chi vuole entrare, guardi, sono 20 posti compreso gli artisti, chi vuole entrare lo deve fare velocemente, c'è ancora qualcosina, e ci sarà la proiezione ai Giardini Luzzatti su uno schermo al plasma, quindi prendendo l'aperitivo all'aperto ci stanno più persone. Questi sono i tempi, insomma, ci dobbiamo muovere in questo modo. Il 19 avremo Sara Bertelà, che leggerà una poetessa siriana, anzi questo è un vero e proprio spettacolo perché ci è andata in scena al Napoli Teatro Festival lo scorso anno, poi non hanno fatto altre repliche però, e ci collegheremo con la poetessa siriana. E poi ci sarà Silvana Zanovello a dialogare e a presentare questo testo. Poi avremo il 20 di ottobre, sempre alle ore 17, e invece Viola Graziosi con la regia di Graziano Piazza, la continuazione del racconto dell'Ancella di Margaret Atwood, si chiama I Testamenti, ed è la storia, affronta un tema molto importante, cioè quando le donne assumono il potere, a volte sono peggio degli uomini. E questa è la storia che la Atwood affronta. Poi il 22 avremo invece uno sguardo comico sul mito, Venere e altri disastri, con Dusca Bisconti, drammaturga e anche attrice, e che sarà presentato in teleconferenza con la grecista Caterina Barone. E poi avremo il 23 invece la chiusura di queste serate al Museo dell'Attore con Gaia Aprea, che affronta un testo assolutamente nuovo, che è Memorie di una maîtresse americana, un testo che per 40 anni non è stato pubblicato negli Stati Uniti, in America, perché censurato, che da poco è stato pubblicato, e Massimo Bacigalupo ci racconterà questa America puritana che non fa pubblicare i testi. E poi avremo 2 serate a Sesto Levante, che da sempre collabora con il Festival, cioè avremo il 21 un film già sulla vita di Zera Dogan, così giovane, già così raccontata anche attraverso il cinema, che è Terroriste, ci sarà la regista Francesca Nava. E poi il 24, chiusura del festival, sempre a Sesto Levante, ecco, al convento dell'Annunziata, quindi se è bel tempo è uno spazio magnifico. Avremo la chiusura del festival con il film
che è dedicato, che noi abbiamo assunto come momento testimonial di questo nuovo premio Ipazia alle Performing Arts, che è Mi sono innamorato di Pippa Baccha. E siccome anche noi avevamo come tema il corpo e l'inviolabilità, ci siamo innamorati anche noi di Pippa Baccha, abbiamo dedicato questa prima edizione a questa donna che già il festival nel 2009 aveva preso come testimonial della propria della sesta edizione, mi sembra, e no, della quinta edizione, scusate, e insieme alla famiglia di Pippa Baccha, al regista, e vedremo il film e poi chiuderemo questo festival con un arrivederci. Adesso io vorrei far salire i veri protagonisti, non perdiamo tempo negli applausi che dobbiamo correre perché alle 5:30 abbiamo il collegamento con gli Stati Uniti. Allora, i protagonisti di questo festival sono quelli che tutto l'anno si riuniscono con la giuria, che leggono i testi, che li votano, che eleggono il vincitore e che oggi faranno veramente da giuria seduti su questo palco. Li faccio salire tutti a uno, Silvana Zanovello, che è la presidente della giuria del premio alla nuova drammaturgia, Eugenio Palestrini, che è il presidente del Museo dell'Attore, già presidente di questo teatro, fra l'altro, Stefano Bigazzi, giornalista, eccolo, Carla Olivari, che è stata tante cose e che adesso qui ci parla un po' della scuola, che è un tema che mi sembra il più importante. Scusate, faccio salire ancora velocemente Adriana Albini, eccola, scienziata che tutti conoscete, che è una genovese doc in tutti i sensi. Alessandra Gagliano Candela, Accademia Licustica di Belle Arti, eccola. Virginia Monteverde, eccola, Art Commission, curatrice, amica del festival da sempre. Linda Kaiser, critico d'arte, eccola. E Chico Schön, gallerista genovese storico. Adesso io penso che dobbiamo lasciare la parola alla nostra Adriana Albini, perché mi dicono che c'è il collegamento con gli Stati Uniti. Per cui vi voglio solo annunciare che quest'anno noi dedichiamo questo premio Ipazia all'eccellenza al femminile, che ha la sezione nazionale e quella internazionale, ma anche il premio Lady Track, alle testimoni del nostro tempo, cioè le donne che hanno raccontato il nostro tempo nel mondo e che vorremmo che passassero alla storia. Ci passano già, non per, come dicevo prima, non per noi, ma sicuramente sono state le protagoniste e lo saranno, non saranno dimenticate facilmente. Quindi passo con la prima, che è una vera protagonista rispetto ai tempi, che è il premio Ipazia all'eccellenza femminile nazionale a Ilaria Capua, scienziata, virologa, che ascoltiamo quotidianamente nei telegiornali con ironia e simpatia, perché riesce a essere leggera e, come posso dire, incisiva, come molte donne sanno essere, anche in momenti come questi. Io lascio a Adriana Albini. Ora, quando il collegamento, non so se ci impiegherà un po' a farlo. Ci siamo già? Dove la troviamo? Ecco, magari Adriana Albini ci dice anche due parole. Sì. Ricordo ad Adriana che le domande che faremo sono la prima e l'ultima del nostro elenco, che sappiamo noi. E quindi se ci vuoi dire due parole introduttive su Ilaria e Capua, intanto aspettiamo che avvenga il collegamento. Qui, ecco, vi prego di sedervi qua, poiché c'è il distanziamento, anche la Zanovello, la invito a spostarti più in qua e non avvicinarvi con le seggiole. No, no, con quella seggiola, ma più in qua, stare più lontani. Ecco, voi sedete, magari sedetevi lì. Ecco, l'altro microfono che ora vi prendo io.
un attimo che è dall'altra parte, però potete usare anche quello dal tavolo, eh? Se resti al tavolo, visto che è il posto, puoi usare anche quello. Io vado in attesa che arrivi, esatto. Ilaria, ti ringrazio sempre Consuelo, ormai è un appuntamento fisso la nostra visita al Festival dell'Eccellenza. Ilaria Capo è una collega, diciamo, nel senso che come per quelli che mi conoscono ho fatto il vice direttore dell'Istituto dei Tumori e lavoro nel campo dell'immunologia. Ilaria la conosciamo praticamente da sempre. E è una studiosa, ha iniziato come medicina veterinaria. Io credo che, mi spiace che non riusciremo a fare tutte le domande che avevo un po' pensato, perché è un po' una donna come quelle che si riuniscono qui al festival, un po' come Consuelo, come tante altre. Non si occupa di una sola cosa, cioè non solo è una studiosa di virus, e poi le chiederemo quali, perché ne ha studiati tanti, ma si è anche interessata molto della vita sociale e politica del nostro paese. Voi sapete che è stata deputata tra il 2013 e il 2016, non è facile, secondo me, fare la scelta per una persona che vive tra le provette, come molti di noi, di entrare anche all'idea di occuparsi del governo, di quindi questioni che interessano a tutta la popolazione. Inoltre ha fatto delle battaglie importanti che avrei voluto ricordare con lei, ma so che il collegamento sarà breve, nel senso che è stata tra le prime a battersi perché le sequenze dei virus diventassero pubbliche, cioè non fossero oggetto di una scoperta che rimaneva nel laboratorio di chi l'aveva trovata, ma che tutti gli studiosi potessero accedere a questo codice genetico dei virus. Sapete quanto è importante, perché adesso che non si fa che parlare di Covid e del virus SARS-2 non si parla quasi d'altro, e il fatto che un virus possa cambiare le proprie sequenze può sicuramente cambiarne molto la diffusione. È una scienziata che, sapete, ha reso anche molto pubblica una serie di problematiche che ha vissuto, problematiche di, in un certo senso, di battaglie contro la scienza, perché ha avuto una causa di cui lei non fa nessun mistero, diciamo, che riguardava il fatto che potesse esserci degli interessi economici in quello che invece era assolutamente un lavoro di ricerca in piena abnegazione, per cui ha deciso ai tempi di ricominciare, di resettare la propria vita, la propria carriera e di andare negli Stati Uniti. Allora, tutti noi che ci occupiamo di ricerca, ditemi quando arriva, perché siamo stati negli Stati Uniti, no? Era praticamente la meta obbligata. Eccola! Buonasera, e grazie davvero. E come prima cosa vi chiedo scusa, perché per qualche motivo Skype era necessitava di un aggiornamento e io aspettavo che voi chiamaste me. E dicevo, ma perché non chiamano? Perché non chiamano? E quando ho aperto Skype ho visto che doveva ricaricarsi, e allora vi chiedo scusa, però adesso sono qua con voi e sono felicissima di esserci. Grazie. Benvenuta, buonasera Ilaria. Tu ci vedi? Sì? Vedi, io vedo benissimo. Perfetto. Tanto io stavo un po' parlando di te, perché ci siamo scritte qualche volta. Dicevo che anch'io sono, va bene questo, penso che mi senta, nel settore della ricerca, nell'immunologia, mi senti? Sì. E mi occupo di anche questioni di donne nella ricerca. Allora iniziavo, vorrei farti infinite domande, ma so che il tuo tempo è poco, e inizierei col chiederti un po' la tua storia. Tu hai studiato medicina veterinaria e a un certo punto hai deciso di, in tempi non sospetti, di dedicarti alla virologia. Quindi volevo chiederti come è nato l'amore per la virologia, e anche così, adesso ti vediamo sempre a parlare della pandemia, del Covid-19, del SARS-2, ma quali sono stati i virus che hai studiato, che hai incontrato nella tua brillante carriera? Allora, grazie di questa domanda,
perché proprio aspettavo che qualcuno me lo chiedesse, perché guardate, io di tante cose nella vita, no, che mi sono successe, una delle cose che non mi sarei mai immaginata è che venissi insultata così tanto per avere una laurea in veterinaria. Io ricevo una quantità di insulti pieni di, diciamo, materiale organico di origine animale in continuazione, e questa cosa è una cosa che mi ha fatto veramente riflettere tanto per una serie di motivi che sono proprio felice di poter dire qui. Allora, io ho fatto veterinaria e poi sono diventata virologa. Io ho fatto veterinaria perché volevo raggiungere due obiettivi. Il primo era andare via da Roma. Il secondo era fare una facoltà scientifica. Io non potevo dire ai miei genitori: vado in un'altra città a fare medicina agraria, dovevo trovare, o biologia, no? Loro, scusa, stai a Roma, fai a Roma, perché devi andare, cioè non era il 2020, no? Era il 1984, quindi 83 anzi, quindi insomma. E allora io, che proprio volevo andare via, cercai l'unica facoltà scientifica che non c'era a Roma, veterinaria, sapendo che io non avrei mai esercitato. Cioè, io sono un po' la barzelletta del mio corso, perché studiavo, mi sono laureata in corso, mi sono laureata con 110 lode, quindi insomma correvo, ma tutti sapevano che io come veterinario clinico non avrei, insomma, dato il meglio di me. Quindi in realtà io ho fatto veterinaria per fare ricerca, e per farla in un posto che mi permettesse di essere più libera, no? Perché io volevo cominciare a conoscere il mondo, e ho cominciato a conoscere il mondo partendo da Perugia. Quindi io vorrei anche aggiungere che essere laureati in veterinaria mi ha dato moltissimi strumenti che mi sono tornati utili nella mia carriera. Io mi sono avvicinata alla virologia per caso, perché la vita è così. Io vinsi un concorso dove c'era bisogno di un virologo, e quindi, forte della mia laurea con la specializzazione in corso e poi con un dottorato da venire, ho iniziato a lavorare in virologia perché ci sono arrivata. Ma io ho lavorato in un laboratorio di virologia, anzi in più laboratori di virologia, dal 1991 al 2012, anno in cui, come, anzi, 2013 diciamo, insomma, anno in cui sono entrata in Parlamento. Quindi veterinaria è una facoltà che ti apre molte strade e che soprattutto ti dà un'apertura mentale, perché gli animali ovviamente sono diversi, no? Sono diversi uno dall'altro, le specie sono diverse, fanno cose diverse, rispondono in maniere diverse. Questa è stata una delle mie forze, cioè poter, diciamo, avere questo approccio così ampio, che è un approccio che poi io ho portato avanti nel corso degli anni. Però la cosa più importante che io volevo dire a proposito di questo, e scusatemi se sto prendendo tutto questo tempo, ma veramente voglio dirlo, è che l'Italia è ancora eccessivamente attaccata al valore legale del titolo di studio. Allora, dovete sapere che alcuni dei più grandi virologi del mondo sono veterinari. Alcune delle persone che hanno più contribuito a studiare le emergenze pandemiche sono veterinari.
vi è una donna in Olanda che si chiama Marion Koopmans, che è una veterinaria che gestisce il più grande centro di ricerca sulle malattie emergenti in Olanda, il direttore di un grandissimo centro tedesco che si occupa di malattie emergenti è veterinario. Quindi con questo voglio dire che il valore delle persone non può essere incasellato dentro una laurea. Allora, per fortuna oggi viviamo nell'epoca dell'interconnessione, delle transdisciplinarietà e della possibilità di muoversi in spazi più ampi, spazi mentali più ampi. Io lavoro a strettissimo contatto con un economista, con una che è laureata in lettere antiche, con medici, con architetti, con ingegneri. Sì, io sono veterinario e sono anche orgogliosa di esserlo, quindi grazie tantissimo di avermelo detto. Devo dire, Ilaria, che cioè, effettivamente noi, diciamo, studiosi che stanno tra le provette, perché io vengo dalla biochimica, abbiamo sempre visto che tutto quello che sappiamo dei virus ci arriva dallo studio proprio del mondo animale, no? Abbiamo tutti questi virus zoonotici e se capissimo un po' di più come funziona, io mi sono sentita una bellissima conferenza del perché i pipistrelli hanno tutti questi virus, dipende da come devono volare, ecco, cioè se capissimo più questi aspetti. E questo mi fa chiedere una domanda, poi ce n'ho una terza, quindi non mi scappare, che si ricollega a uno, credo, dei tuoi temi. Tanto dicevo prima che sei una donna coraggiosissima, perché hai fatto la parlamentare, sei stata la prima, direi, a chiedere che venissero rese pubbliche le sequenze dei virus, e inoltre in qualche modo a un certo punto hai fatto le valigie e te ne sei andata a lavorare negli Stati Uniti, cosa che generalmente facciamo post laurea. Tu hai la tua presenza in Italia, ma dalla Florida. Un tema di cui ti ho sentito parlare più volte, extra anche pre-Covid, è One Health, cioè una salute, che ha quello a che fare del fatto che veterinaria, medicina, biochimica, ma anche l'ambiente, non so, la biologia marina, piuttosto che, non so, le piante. Ecco, come possiamo lavorare in modo, è una cosa da donne, il fatto che siamo multitask, come possiamo creare questa One Health lavorando tutti insieme, Ilaria? Allora, grazie della domanda di arrivo, ma vorrei però soffermarmi su due cose prima di arrivare a rispondere alla domanda. Allora, hai menzionato il fatto che io sono stata una pioniera nella, diciamo, condivisione dei dati diciamo genetici dei virus a livello internazionale. Io nel 2006, quando diciamo l'influenza aviaria era lì per diventare una pandemia, però non è diventata una pandemia. Pensate che fregatura, che uno lavora tantissimo per scongiurare la pandemia, non arriva la pandemia e non si accorge nessuno. Ma che vi pare a voi? Allora, nel 2006, quando l'influenza aviaria H5N1 rischiava di diventare come il Covid di oggi, e io lavoravo a Padova all'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, saluto e abbraccio i miei fantastici ex colleghi, e il mio gruppo lavorava moltissimo a livello internazionale e riceveva moltissimo materiale da tanti focolai di questa influenza aviaria nel mondo, e contro le indicazioni dell'organizzazione, insomma, di alcune organizzazioni, io decisi di depositare la sequenza del virus dell'influenza aviaria, che all'epoca era difficile da fare, ci volevano giorni e giorni di lavoro, non come oggi che la sequenza la fai così, in un database aperto, perché volevo che le persone collaborassero. Era un problema di potenziale rilevanza mondiale, no? Perché poteva essere una pandemia, e quindi ebbi questa intuizione e lanciai questa sfida. 14 anni dopo
nel 2020 emerge un virus pandemico. Noi nel 2020 siamo capaci di studiare quel virus pandemico in ogni sua mutazione? Voi mi chiedete, ma c'è la mutazione? Ma c'è? Perché sapete che possiamo dare queste risposte? Lo sapete perché? Perché nel 2006, da quella, diciamo, gran rifiuto che io feci, cioè io dissi, la mia sequenza non la metto in un database chiuso, la metto in un database aperto, perché dobbiamo lavorare tutti insieme. Da quel gesto è nata l'infrastruttura informatica che oggi gestisce tutte le sequenze del coronavirus. Quindi questo vi fa capire che la sanità pubblica è un investimento a lungo termine. Noi dobbiamo oggi fare cose che ci aiuteranno a risolvere i problemi e le prossime pandemie che arriveranno. Tu all'inizio hai detto sei una donna coraggiosa, sei stata parlamentare. Allora, io volevo dire che proprio questo gesto di coraggio scientifico mi è costato carissimo, perché vi è stato un grandissimo malinteso fra quello che io stavo cercando di fare e per cui ero riconosciuta a livello mondiale e alcune persone che stavano ascoltando le cose che io stavo dicendo al telefono mentre gestivo una epidemia prima che diventasse una pandemia. Questo grande malinteso è arrivato 15 anni dopo i presunti fatti avvenuti e è arrivato come una bomba sulla mia, diciamo, presenza in Parlamento. È chiaro che io non avevo nessuna illusione, ma nessuna intenzione, né, illusione proprio sbagliato, di avere una carriera politica. Ho fatto quella scelta perché volevo aiutare il paese e ho seguito una persona che in quel momento aveva aiutato moltissimo il paese. Quello che è successo a me come scienziato, cioè si è minata la mia credibilità mentre io ero parlamentare, è una cosa molto grave, al di là, diciamo, di quello che posso aver passato io, ma è una cosa molto grave perché la scienza non può essere vittima di delle azioni che non comprendono quello che la scienza vuole dire. Allora, la scienza non può scontrarsi con la giustizia e noi scienziati in questo momento in cui si parla molto di scienza e giustizia, dobbiamo difendere il nostro ruolo e dobbiamo affermare che i grossi problemi si risolvono attraverso un approccio scientifico, non attraverso un approccio non scientifico. E questo è estremamente importante ed è per questo che ho voluto dirlo, perché io non sono la prima persona che viene, diciamo, che è vittima, chiamiamola, di amara giustizia, ce ne sono molte altre, ma ci sono molte persone che appartengono al mondo della scienza, sia nel mondo della ricerca, sia nel mondo della clinica, sia nel mondo in altri campi, che sono costantemente attaccati da i cosiddetti haters e hanno un mondo contro che a volte può essere difficile da controllare. Quindi io vorrei in questa occasione di questo premio rimarcare l'importanza di difendere la credibilità degli scienziati e della scienza.
Senti, ti chiedo una scusa, poi ti torno all'One Health, però ti interrompo su questo perché il Festival dell'Eccellenza Femminile, di cui Consuelo veramente è stata grande organizzatrice in questi anni, allora tu hai visto che in Italia, ma direi anche nel mondo, la pandemia è stata un'opinione di tipo maschile purtroppo, no? Le donne scienziate anche in Italia, a parte te e l'Antonella Viola sempre di Padova, si è visto poco. Io, come sai, ho messo su una rete di scienziate italiane biomediche, sono 120, tutte con almeno 50 lavori altamente citati nel mondo, quindi uno squadrone. Ciò nonostante, le donne eccellenti come te, come le persone del mio gruppo, sono poco visibili, sono poco richieste per la loro opinione. Tu sei molto brava e tra l'altro sei tra le poche che dicono delle cose sensate, come sta detta di tutti, e quindi mi piacerebbe sentire sia l'aspetto, diciamo, come dicevamo prima, un po' della salute globale e anche l'eccellenza femminile nel coraggio della donna, per cui anche oggi vieni premiata, quali sono le nostre armi oltre a quelle dei virus? Ma le armi femminili per combattere la pandemia o le armi femminili per comunicare meglio? No, la pandemia direi che ci sono tante che ci lavorano, ma in qualche maniera la voce un po' ragionevole, competente, umile della donna dietro le provette. Questa è però una questione di cambio culturale, cioè di donne se ne vedono poche in giro, non solo nella scienza, e anzi io vorrei di nuovo ribaltare il paradigma e dire questa invece è la pandemia nella quale l'eccellenza femminile verrà riconosciuta, perché l'anestesista che ha per primo avuto l'intuizione diciamo sottoporre il paziente 1 al test per il Covid è una donna, e io la ringrazio per quello che ha fatto per questo paese. Un team del tutto femminile è stato il team che ha isolato per primo il Covid. Ci sono team di donne che passetto passetto rivendicano, e giustamente rivendicano, e devono con coraggio rivendicare il loro spazio. Ecco, io ringrazio tantissimo Ilaria Capua per questo collegamento e voglio ringraziare, anzi vorrei che tutti facessero un applauso. Che vorrei accompagnare. Non finisce più. Grazie. Bisogna fermarli. Grazie. Vorremmo ringraziarti per aver accettato questo premio, premio Ipazia, la prima scienziata della storia dell'umanità, scienziata, filosofa, donna colta, ma insomma rappresenta la scienza, e noi ti manderemo il premio che non puoi ritirare ora, che è una testa di Ipazia su una medaglia d'oro incisa dagli orafi liguri dell'oreficeria Gismondi. E grazie. Ti ringraziamo ancora e ti salutiamo. Grazie Ilaria, ti manderemo le motivazioni scritte. Posso dire una cosa sola però, perché non mi avete fatto dire la cosa più importante, ci metto un minuto, va bene? Uno, che la pandemia ci sta dicendo forte e chiaro che ci sono, che noi abbiamo sviluppato dei sistemi che sono fragili, e questi sistemi che sono fragili sono dei sistemi che vanno sistemati. Noi possiamo e dobbiamo ripartire, perché ci sarà un dopo pandemia, ma questo dopo pandemia va ricostruito e noi dobbiamo ricostruirlo per essere in un posto migliore di dove eravamo ieri. Noi dobbiamo lavorare nella direzione della sostenibilità. Abbiamo Enrico Giovannini, che è veramente
un eroe della sostenibilità che sta portando avanti l'agenda sostenibile in Italia. Ricordiamoci che siamo tutti dentro lo stesso acquario. La salute è una linfa che scorre nelle persone, ma anche negli animali, nelle piante e nell'ambiente. E non possiamo più far finta di niente e non possiamo più continuare a prendere a calci il nostro sacco amniotico. Scusatemi e grazie tantissimo. Questo era il messaggio. Grazie. Grazie Ilaria, ti salutiamo. Premio Ipazia all'eccellenza al femminile 2020. Grazie.